L'uso del Green Pass diventa tra pochi giorni e in numerosi casi obbligatorio e dunque bisognerà affrontare la novità di controlli sempre più accurati per evitare che si arrivi ad una situazione difficile che comporterà l'inasprimento delle varie misure di tutela dei cittadini. Di tali controlli abbiamo parlato con il questore e il prefetto di Campobasso, rispettivamente il dottor Giancarlo Conticchio e il dottor Francesco Antonio Cappetta. Inizia un periodo caldo, non solo climatico. I servizi li stiamo mettendo in campo, oltre che la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le polizie locali, ma ancora di più quello che io chiedo è la responsabilità dei cittadini. A me piace divertirmi, io mi diverto, però facciamolo con responsabilità. Evitiamo di essere assembrati, di stare in assembramento affollati. Arriveranno altri momenti, quindi anche al mare, anche al lido, anche nel momento di socialità, rispettiamo le regole. Poi adesso con il Green Pass le cose cambiano, cambieranno, le vaccinazioni stanno aumentando, quindi rispettiamo queste regole, ci servirà vivere in serenità. Al momento i controlli sono, diciamo, di carattere generale, il possesso del Green Pass adesso, ecco perché il governo fino al 6 agosto ha dato la possibilità di rendere operativo il certificato digitale. I controlli, ripeto, noi non dobbiamo essere assoggettati ai controlli, dobbiamo partire dai noi stessi nell'andare nel locale se abbiamo il Green Pass. Non dobbiamo aspettare che siano gli altri a fare quello che noi già dobbiamo fare in partenza. Noi con le forze di polizia abbiamo avuto anche alcune riunioni di comitato, anche con il sindaco, sia con il sindaco di qui di Campobasso, sia con il sindaco di Termoli, laddove c'è una maggiore concentrazione anche di persone, essendo località marittima, ma anche con i sindaci dei maggiori comuni. E quindi si è organizzato un servizio di vigilanza che prevede però anche il concorso della polizia locale. E quindi sono in corso adesso queste attività, tireremo poi le somme alla fine della stagione. Questo problema si risolve esclusivamente in via preventiva, perché andare a reprimere un gruppo di persone che parla è difficile, non si configura un'ipotesi di reato. E quindi il discrimine è molto molto sottile, quindi il tutto va affrontato in via preventiva. Nella condivisione da parte dei cittadini che mantenere le distanze, evitare gli assembramenti, indossare questo indumento è fondamentale per impedire la ulteriore propagazione di questo virus, perché noi stiamo vedendo in pochissimi giorni stanno aumentando in modo esponenziale i contagi, per cui non vorrei che ci ritrovassimo poi in piena estate a richiudere nuovamente. Quindi tutto cammina sulle gambe dei cittadini.